Amici, voglio essere completamente onesto con voi. Questo video lo volevo fare da tempo, ma non sarebbe dovuto uscire oggi, perché ho detto, vabbè, lo registro, però lo faccio uscire più avanti. Invece è talmente bello agli occhi, fuori di testa, che ho detto, no, appena lo registro, boom, subito lo faccio uscire perché è tipo la cosa più bella della storia. Cioè, voi molto probabilmente avrete letto dal titolo di cosa stiamo parlando e già le conoscevate le shaders. Io le conoscevo, però non le avevo mai provate. E fidatevi che vederle è una cosa, e provarle fuori di testa, fuori di testa. Quindi, signori, oggi andiamo a vedere le ultime shaders che sono state aggiunte da poco, tipo da una settimana. E wow, cioè, totalmente a caso, sono bellissime. Lasciate un mi piace per le shaders e iscrivetevi. Sempre per le shaders. Mentre il mondo si carica, io non le ho ancora aperte, ma, cioè, so di cosa stiamo parlando, ma non le ho... Ok, ma stiamo scherzando? Cioè, Minecraft prima era a questo livello, ora è tipo qua talmente alto che non lo vedete. Di cosa stiamo parlando? Oh mio Dio, guardate il vetro! No, vabbè. Guardate da vicino! Ma è ancora Minecraft? Cioè, devo controllare davvero se è Minecraft? Sul serio? No, vabbè, guarda i beacon! Guarda i beacon! Li state guardando i beacon? Li state guardando i beacon? Guardateli ancora anche se è così veloce. Guardate i beacon! C'è fuori di... No! Oddio, mi sono innamorato della lava. Mi sono innamorato della lava. No, vabbè, signora lava. Ma stiamo scherzando? No! Guardate l'acqua. Aspetta, voglio andare. C'è il mare. Sì. No. Cioè. Io, allora. Proposta. Sappiamo tutti, perché lo sappiamo. No! Guardate da vicino! Vabbè, non posso continuare a dire no, altrimenti questo video è un misto tra... queste facce e no! Cioè, quindi non può essere un video del genere, devo un po' aggiungerci qualcosa, no? E in realtà, non per forza. Dicevo, sappiamo tutti, ma tipo lo sappiamo proprio tutti, e per chi non lo sapesse, ascolti bene, che ho appunto la vanilla, la serie vanilla su Minecraft per PS4 e non pensate a niente di strano, la continueremo. Però, la cosa bella, cioè guardate anche la sabbia, la polvere, il creeper. Il creeper, no, ora voglio darmi. Allora, mi give una torcia. Torch, perfetto. Vabbè, togliamo sta armatura totalmente a caso. Dopo voglio prendere un po' di cose e provarle, però. Vabbè, guardate le torce. E se tipo il creeper. Ma in creativa non esplode. Dannazione, stupido creeper. Vabbè, sta pure piovendo. Vabbè, però almeno ci vediamo come la pioggia. Bello, anche le tartarughine. No, vabbè, guarda il vento. Fuori di testa. Sta cosa è fuori di testa. E se andiamo sott'acqua con la pioggia? No, vabbè. Cioè, si vede il tintinnio della pioggia. Che parola poetica, tintinnio della pioggia. Si vede il tintinnio della pioggia. Ma stiamo scherzando. Voglio giocare per sempre a Minecraft con le shaders. Ora, voi non sentirete l'audio, ma è proprio come la realtà. Ovvero che c'è la pioggia che colpisce. Vabbè. E ora mettiamo, voglio settare il tempo. Vabbè, clear, ok, così almeno si fa giorno. Su, fatti giorno, perfetto. Ma guardate il cielo. Ma è fuori di testa sta cosa. Mettiamo midnight. E vediamo com'è di notte. Cioè, ora alzi la mano chi conosceva le shaders. Alzi la mano chi ce l'ha sul proprio computer. E alzi la mano chi vuole per sempre giocare a Minecraft con quella. Se avete alzato in tutti e tre i casi le mani, beh, vi capisco. Cioè, ma stiamo scherzando, è la cosa più bella della storia. Però devo finire il mio concetto, devo spiegarvela sta cosa. Allora, appunto, io c'ho Minecraft su PS4, bla bla bla, faccio la serie vanilla, bla bla bla, se andate a seguirla, è molto divertente, tutto quello che volete. Però io voglio giocare con le shaders, perché su PS4 non ci sono le shaders, lo sapevamo tutti, ripperoni player da PS4. Cioè, io voglio giocare a Minecraft sulle shaders, però non vorrei ricominciare una vanilla anche qua. Guardate l'effetto della luna! No, quanto è bella sta luna, inseguiamo la luna. Non voglio ricominciare una vanilla da zero, lì c'ho già tutto. Però magari possiamo fare una serie moddata. Sì, o anche moddata, o comunque con le shaders appunto su Minecraft. Oddio, guardate che bello. Aspetta, mettiamo il giorno, va. Cioè, stupendo. Ora voglio andare tipo in una mezza caverna. Cioè, e quindi capito, magari la serie hardcore che non ho ancora finito. Ah no, però la serie hardcore è sulla Play. Non so, magari suggeritemi se fare una serie.
o un qualcosa su PC con le shaders, perché io le voglio per forza usare, cioè ci voglio giocare per forza. Calcolate che ci voglio giocare per forza. E quindi è una figata totale. Per chi non sapesse come si scaricano le shaders, sono gratis, gratuite. E praticamente basta scaricarsi prima Java, che vabbè, ci mettete meno di un secondo, basta scrivere Java download. Facilissimo, anche lì in caso ci sono i tutorial su YouTube. Però comunque le scaricate easy. E poi ci sono varie shaders. Io ho preso questo pacchetto, ma ce ne sono un'infinità circa, non proprio un'infinità, ma ce ne sono un bel po'. E quindi scaricatevi quelle che volete. E ovviamente solo per PC. In più, se avete un PC anche bello potente, meglio ancora, così almeno le reggono meglio e la qualità è migliore. Ciao bel cagnolotto, cosa ne pensi delle shaders? Cioè, ma guardatela. Cioè, allora, da lontano, figo. Ma se tu ti avvicini, cioè, gli vedi i peli del chiuletto a questo animale. Cioè, lo vedi talmente... Guardate! Lo vedi talmente bene che si sfoca in parte. E tu vedi questo perfetto. Chapeau, chapeau. Io mi sono sempre chiesto, già i blocchi di quarzo, prendiamoci questi, sono sempre stati devastanti. Con le shaders come sono? Sono fuori di testa. Sono fuori di testa. Un bijou. Oh, comunque è tutto un altro gioco. E poi, oltre alle shaders, sono gratis. C'è anche quella, la roba RTX, o tutto quello che volete, che anche lì, tipo, ti cambia Minecraft da così a così. Però quella è a pagamento, mentre queste sono gratis ed è un'ottima scappatoia. Quindi vi invito a scaricarle se avete un PC, ma proprio per forza, cioè per forza, fidatevi per forza. Ma se io spawnassi tipo il Wither, allora pecora stia attenta perché sto per spawnare un mostro bello cazzuto, eh. Quindi uno, due, vediamo. Bellissimo! Si può spawnare anche il Wither. Che tra l'altro non so se vi ho già fatto uscire l'episodio nel quale batto sia il Wither che l'Ender Dragon nello stesso episodio, totalmente random. Belli... No, proprio fightare? Ok, no, uccidiamolo, va, per sicurezza. Con la pioggia, perché questo qua ci distrugge tutto. Potrebbe aver fatto una cazzata. Potrebbe aver fatto una stupidata. Niente, quindi dobbiamo fightare il Wither così totalmente a caso? Ok, va bene, non me l'aspettavo mai nella vita, però fightiamo il Wither. Ho deciso di eliminarlo definitivamente, facevamo prima. Cioè, comunque, che figata totale. Ora voglio provare un altro paio di blocchi, poi in caso chiudo il video. Non, cioè, sarà di sicuro un video veloce, eh. Era giusto per farvele vedere. Andiamo in caverna, va. Andiamo un attimo nella caverna che voglio vedere un paio di cossette. Oddio, che spavento, mi sono spaventato tantissimo. Oh, zombie, fatti vedere da vicino. Cioè, guardate, si vede tutto. Cioè, guardate con che grafica. No, vabbè. Fa vedere anche lo scheletro. Cioè, sembra ripetitiva come cosa. Ma a parte che bella caverna ho appena trovato. Cioè, c'è di tutto. Che poi stavo pensando, dato che io ho uno spawner. Sei uno spawner. Ho un, come si dice, ho un amore per le lanterne. Già con le torce fa una luce devastante, stupenda. Ma con le lanterne? Cioè, cosa ne pensa, signor scheletro? Beh, infatti, vedo che mi sta guardando molto la lanterna, quindi... Credo ne sia anche lei abbagliato e ammaliato soprattutto. Oh, comunque è bene sta caverna, è bella devastante. Guardate che bella sta caverna, cioè, totalmente nel nulla. Abbiamo trovato una caverna, vabbè che è creativa. Ma magari la trovassi anche nella realtà. Come dite? Perché non posso andare avanti? Perché c'è il vetro? E neanche sembrava vetro, cioè talmente clean, talmente limpido. Cioè, guardate, sembra vero. Cioè, sembra che qua non ci sia niente, invece, stuc, c'è il vetro. Troppo, ecco, mettiamola così. Sono troppo. Se tu vai dentro un cespuglio, chiamatelo come volete, i dettagli. Succedono cose, ma i dettagli. In terza persona, quanto è bello, anche se deve caricare i chunk. Vai all'indietro, Michael Jackson. Cioè, vabbè, io diciamo che le mie cose l'ho dette. Poi vi ho anche fatto vedere... Cioè, oh mio Dio, guardate l'acqua con la sabbia! L'acqua con la sabbia! È bellissima! Vabbè, basta, la devo smettere perché sennò qua io ci starei tutto il giorno. Però poi diventa ripetitivo, ma wow. Cioè, questo video lo chiamerò wow. Quindi, signori, dall'alto dei cieli con questo ben di Dio di grafica, vi ringrazio per la visione. Spero che le shaders vi siano piaciute più che il video, perché semplicemente il video erano le shaders. Io vi ringrazio per la visione e vi do appuntamento domani, alla solita ora, ovvero alle 2.45, con un nuovo video. Ciao! E adesso gioco a Minecraft.